Buongiorno a tutti, sono Matteo Losio, sono della Trattoria Dieta del Bruciaboschi e siamo qua a presentare tramite il marchio della Camera di Commercio Genova Liguria Gourmet queste ricette dei rolli. Cominciamo con la sacripantina, una ricetta rivisitata nel tempo. Nel passato sicuramente è stato importante il contributo di Preti che l'ha tradotta in una versione stile torta, quindi una torta a base di pan di Spagna, crema al burro, del rum e ricoperta di cioccolato. Qui noi facciamo una variante, diciamo degli ultimi anni, che rimane forse un pochino più leggera e meno alcolica. Abbiamo una base di pan di Spagna e qui abbiamo gli ingredienti, abbiamo le uova, lo zucchero e la farina. Abbiamo degli aromi come il rum e la vaniglia. Andiamo avanti poi cominciando a montare una crema, che è una crema importante, una crema al burro imperiale, con delle uova, dello zucchero a velo e del burro che bisogna lasciare ammorbidire. Arricchiamo il tutto poi con l'aroma della vaniglia e del rum. Questa crema dopo verrà tagliata, quindi una parte la dovremo ancora migliorare con del cioccolato fondente. Una volta fatto tutto questo avremo da assemblare soltanto degli strati che si possono alternare a seconda della forma che vogliamo dare. In questo caso facciamo una semicupola che foderiamo di pan di Spagna, crema bianca, crema al cioccolato e poi guarniamo a piacere con delle scaglie di cioccolato e del pan di Spagna sbriciolato. Abbiamo terminato la nostra cupola che mettiamo a riposare, non serve mettere in frigorifero, si copre solo perché non prenda polvere. Cominciamo a montare la nostra crema al burro che invece richiede un tempo un pochino più lungo, niente di difficile. Montiamo dentro la planetaria le uova con lo zucchero a velo, mettiamo metà tuorli e metà uova intere. Una volta montato bene, questo per almeno 15 minuti, aggiungiamo il nostro burro che abbiamo lasciato fuori ad ammorbidire. Mi raccomando, non sciogliete il burro, altrimenti perde la sua parte di struttura, del grasso che si unisce agli zuccheri. Una volta unito il burro, andremo avanti a montare per 45 minuti, bagnando leggermente con rum a piacere. Siamo arrivati alle fasi terminali della nostra sacripantina. Cominciamo, abbiamo la crema raffreddata, abbiamo la nostra cupola, cominciamo a introdurre la crema bianca e poi procederemo con calma. Come vedete la nostra crema al burro ha raggiunto una consistenza molto soffice. Adesso ne adagiamo un po' sul fondo e andiamo a aiutarci un pochino con la spatola per arrivare bene su tutte le pareti. Stiamo abbondanti anche perché poi andremo a schiacciare dentro la nostra cupola di crema al cioccolato. Procediamo a girare facendoci un, diciamo, un segno della croce, ma direi che dovrebbe staccarsi. Abracadabra, voilà. Facile a dirsi. Non è detto che venga, eh? Voilà, ecco fatto la grande manovra. E adesso andiamo a completare con il nostro pan di Spagna. E voilà, la sacripantina, ce l'abbiamo fatta. Torniamo seri, finalmente la sacripantina è pronta. Dopo il periodo di riposo in frigorifero
ci apprestiamo a decorarla. Anche qua libera scelta a tutti, noi useremo un pochino di crema, un po' di cioccolato e un po' di sfere croccanti al cioccolato. Ecco la nostra sacripantina. Abbiamo terminato questa carrellata di ricette per i palazzi dei Rodney. Spero che la prossima volta potrete venire a gustarle dal vivo a Genova. Vi aspettiamo tutti numerosi e buon appetito!